da cosa capisci che siamo in crisi mistica? Apri le pagine dei quotidiani e non c'è più la pubblicità delle Lamborghini auto. Hanno fatto le biciclette. Pensa che io non me la posso permettere! Per la felicità di Jeep, hai capito? Ma poi scusami, Bobby, scusami un attimo, Bobby. Aia. Mi ribadisci un attimo il concetto delle biciclette contromano, perché non ho capito bene. Non ho perché lei è, lei è un po' cinese. Io la odio a morte. C'ha un parente nero e lei è di origini cinesi. C'ha la fica di traverso. Sì. La proposta di cosa? Di chi? Sì. E chi è sto stronzo che l'ha proposta? Chi è sto stronzo che l'ha proposta? Ma se il codice della strada dice che non puoi andare contro mano, per che cazzo di motivo ci puoi andare con la bicicletta? Ma vai sulla tua merda di pista ciclabile, rompere i coglioni, no? Sono. E allora vai in un'altra città, cambia città, se vuoi andare in bicicletta. Dorai, io non vado a Vanata con la bicicletta se mi stirano i tacchi le macchine. Vai via! Ma perché io odio il fanatismo contro queste battaglie qua. È la roba che mi fa andare in testa. Sembra che ci sono solo... La gente sta defoltando, muore di fame, e loro ti dicono... Ma vai in bicicletta? Ma cosa vuol dire? Chi se ne frega? Vai a darsela! Dai calmo che c'è un'altra faida in corso, è arrivato qua in studio il più grande nemico del gran maestro Herbert. Numero uno! Filippo Lovoi! Come funziona? Io non ho mai partecipato a un gioco a premi. No, devi soltanto insultare il gran maestro e lui ovviamente ti risponderà con una fantastica gag. No! Allora, avvicinati! Sarà una gara di battute perché io una pronta ce l'avrei anche. Vai, vai, fanne una, vai, vai, vai. Allora. Perché ti manca la voce e la faccia. Lo so, io ho la voce da Malgioglio, ma non ci posso fare niente. Vai sereno, ti amo. Meno male che lei è snello, dottor Lovoi. Ma che stiamo evitando, vada. Sai qual è quel telefono con bisogno materno? No. È il telefono senza fili. Oh, ma maestro, vada. A me fa ridere. Maestro, no, questo è veloce che cazzo. Vada, maestro, veloce. Non ti sento che... Basta la mano. No, Dai! Non ce l'ho! Ho vinto! Ho vinto! Dai. No, non lo so, non c'è. Mi viene niente. Ci pensi? Nel frattempo ci colleghiamo con questo nuovo blocco dove abbiamo chiesto agli ascoltatori: volete parlare con il vostro mito? Soprattutto volete insultare qualcuno che vi sta pesantemente sul cazzo? Noi dello Zoo abbiamo la possibilità di mettervi in contatto con lui. Hanno chiamato solo per parlare col gran maestro. Allora ci colleghiamo con il primo parla con il mito, prego.